Ehi, a te, a tutti ciurma e benvenuti da Giochierina in questo nuovissimo episodio su God of War. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare e ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori su questo incredibilissimo gioco che ogni santissima volta è in grado di regalarci emozioni uniche. E alla fine, la volta scorsa, dopo essere tornati da Freya, Atreus fortunatamente si è ripreso e dopo aver incominciato di nuovo, ragazzi, il nostro cammino verso la camera segreta di Tyr, alla fine Kratos ha deciso di rivelare la sua vera natura ad Atreus e quindi praticamente gli ha detto la verità, cioè che è un dio, dio ovviamente di un altro posto, ma è un dio e questo fa di Atreus stesso un dio. Dopo aver sentito questo, ragazzi, Atreus ha iniziato a gasarsi tipo a manetta. Adesso crede di essere tipo onnipotente, di poter fare tipo qualsiasi cosa. Ovviamente l'entusiasmo di un ragazzino come al solito, nonostante comunque Kratos cerchi di insegnargli cosa significhi essere davvero un dio, significa avere anche parecchie responsabilità. Ovviamente i poteri di Atreus ci sono ancora sconosciuti, li scopriremo credo mano a mano che il tempo passerà. Sono molto curiosa in effetti di sapere quali poteri possegga Atreus. Fatto sta che alla fine, ragazzi, siamo riusciti ad arrivare alla camera di Tyr, non siamo più stati interrotti e dopo varie peripezie e casini siamo riusciti a recuperare questa benedetta runa nera che ci permetterà quindi finalmente di avere accesso al regno dei giganti. E quindi eccoci qui, l'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati proprio a questo posto. Adesso non ci resta che aprire questo incredibile forziere che sto vedendo qui davanti a me e non ci resterà che uscire dalla camera di Tyr. Vediamo un po' che cosa troviamo di fantastico. Manici leggerissimi della protezione. È un pomo delle lame. Probabilità discreta di attivare un vantaggio che conferisce una barriera protettiva che impedisce ai nemici di infliggere danni. Mazzo. Se mettessi questi però, ragazzi, mi aumenterebbe sì di 10 la difesa, ma mi diminuirebbe di 6 e di 10 runico e fortuna. Quindi mi sembra un pochettino troppo, sinceramente. Per cui direi che per ora restiamo così. Non perdiamo più tempo. Io sono estremamente impaziente di riuscire finalmente ad accedere al regno dei giganti, quindi avviamoci verso l'uscita, sempre che ci sarà permesso facilmente di uscire, perché non si sa mai. Ok, questo è l'ingresso della camera di Tyr. Adesso puoi usare Atreus la runa. Ah no, io? O tu? Ok, lui. Ma vi accediamo direttamente da qui? Siamo vicini alla meta. Siede. Vino Lemniano, dall'isola di Lemno, vicino a dove sono nato. Lemno. Alla fine del viaggio. Posso. Puzza di uovo marcio. Sarà ancora buono. Può darsi. Ah, non ne siamo sicuri. Bello sto momento pure, ragazzi. Padre e figlio che si avvicinano. Padre.
Perché hai lasciato la tua terra? È stato per causa degli altri dei? È solo che tu odi gli dei così tanto. Ma Tyr dimostra che gli dei sono buoni. E tu sei buono. Hai ucciso solo chi lo meritava. Sì. Ah, ma chi tra noi è degno di giudicare? Silenzio, testa. Noi sì. Noi lo sappiamo. Tu parli ogni giorno di più come tuo padre. Pronto? Pronto. Andiamo. Mi sa che mi piacerà essere un dio. L'avevamo capito. Ha preso la notizia alla grande, ragazzi. E la camera di Tyr ovviamente ci ha riportato direttamente qui. Al ponte sul lago dei Nove. Facciamo ciò che vogliamo e ora andremo dai giganti. Avendo letto la runa del viaggio per Jotunheim, possiamo dirigerci verso il portale in cima alla montagna e far buon uso dello scalpello magico. Nessuno ci sbarrerà la strada. Andiamo! Esatto, adesso di regola nessuno potrebbe fermarci, però siccome di bastoni fra le ruote ne abbiamo avuti fin troppi, ci andrei un pochettino di più coi piedi di piombo. Però è stato molto bello questo momento, ragazzi, perché è stato un gesto da parte di Kratos nei confronti di suo figlio. È stato molto bello, cioè è sempre bello vedere che Kratos comunque cerchi di sforzarsi di fare qualcosa per suo figlio. Secondo me lo ama molto più di quanto sembri, ragazzi. Quindi, mi è arrivato il momento, finalmente, di dirigerci verso Jotunheim. Dirò a Sindri che sono qui. Voglio vedere che faccia farà. No, io l'ho tacciuto troppo a lungo. Ma tu devi mantenere il nostro segreto. Molto bene. No. Adesso quindi dobbiamo dirigerci di nuovo verso la montagna, mi sembra di aver capito. Così ha detto perlomeno il nostro obiettivo, quindi... Il cammino sembra lungo, ragazzi, Abbastanza lungo, quindi... Perché tacere ciò che siamo? È Odino che ha i segreti. Non dovremmo essere aperti come Tyr. Tyr aveva segreti e per ottime ragioni. Proteggere la gente. È saggio essere discreti. Beh, ma sì. Non bisogna mentire agli amici o ai familiari. Sindri capirebbe e farebbe lo stesso, non temere. Ma sì, cioè io penso, ragazzi, che ci si possa fidare di Brock e Sindri alla fine. Allora, sei contento di essere giunto nella terra dei giganti? Sì, ma anche triste che il viaggio sia quasi finito. Oh, se arrivassimo a Jotunheim e... non trovassimo più giganti? Non farebbe differenza esaudire il desiderio di tua madre, è ciò che importa. Ah! Oh, non ve ne andate, sarò da voi tra due secondi. Padre, posso dirglielo? No. Dirmi cosa? Che ti sei messo questo in bocca? Ma perché? Oddio, sto per vomitare. Non sto scherzando, mi viene da ribe. Non è niente. Storie di famiglia. Oh! Ah! Oh! Io... potrei raccontarvi un paio di cose sulla mia famiglia. Fammi indovinare. Tuo fratello non è bravo quanto te e il suo lavoro fa schifo. Tutte cose vere. E allora? Non fai altro che parlarne in continuazione. Fa qualcosa al riguardo, chiudi il becco almeno. Ho capito. Sì, siamo stufi di ascoltare i piccoli problemi della piccola gente. Atreus... D'accordo? Mi hai ferito. Poverino. Diamo un'occhiata alle tue armi ora. Sì, ma adesso st'idea, ragazzi, che gli si è messa in testa di essere un dio, che fa? Lo rende più prepotente. Non mi piace, Non mi piace, ragazzo. E tra l'altro sta arrivando una tempesta, ma di quelle brutte, bruttissime, Vediamo le armi allora, ragazzi. Vediamo un pochettino. Oh. Meno male che vi sono ancora. Allora, abbiamo a disposizione, ragazzi, potenziamento lame del caos e potenziamento artiglio. Quindi, potenziamo ovviamente le lame del caos, ci danno più runico. E uno, perfetto. E due. Ho anche un'altra fiamma del caos, perfetto, ci dà più 10 di runico.
Ottimo, veramente ottimo. Poi, per quanto riguarda l'artiglio, direi a questo punto, ragazzi, sì, dai. Comunque ci è utile. Potenziamolo, perfetto. Quindi sono disponibili anche nuove abilità, tra l'altro. Per quanto riguarda il pomo delle lame, è possibile... No, non è possibile potenziarlo perché ci servono squame del serpente del mondo. Quindi per ora non possiamo far niente. Per quanto riguarda, ragazzi, l'armatura braccia, non c'è possibile potenziarlo perché mi manca oro di Aegir. Ho anche guardato, ragazzi, le varie cose disponibili da creare per quanto riguarda le varie armature, eccetera, eccetera. Ma non c'è niente che attualmente renderebbe Kratos più potente. Sono più gli aspetti negativi che quelli positivi. Quindi credo proprio che terrò tutto così. Visto che ci sono, ragazzi, venderò le armature che ovviamente non uso. Qualcuno di voi me l'aveva suggerito, perché in effetti tanto che io le tenga non serve a niente. Quindi venderò questo e venderò questo. Venderò anche questi bracciali e queste altre armature. Fianchi, ragazzi. Ok, perfetto, per ora, per quanto riguarda potenziamenti eccetera, direi che siamo a posto così, ragazzi. Volevo dare un'occhiata appunto a queste nuove abilità. Ne abbiamo disponibili con le lame del caos, ragazzi, e questo sicuramente potrebbe essere interessante. Ok, questa ad esempio è interessantissima. Tieni premuto R1 per sferrare un potente attacco che colpisce tutti i nemici nei dintorni di Kratos. L'acquisto volentieri. Quando corri premi R2 per balzare in aria ed eseguire uno schianto con le catene. La compro volentieri. Per quanto riguarda le abilità dell'artiglio, ragazzi, le frecce shock provocano uno shock ancora più grande ai nemici. Mi devo ricordare di usarle, le frecce shock, ragazzi. Aumenta enormemente i danni delle frecce e degli attacchi da mischia. Assolutamente sì. Aumenta enormemente la velocità di utilizzo dell'artiglio. Perfetto. Comprerò anche questa, visto che ci siamo. Quando Atreus strangola un nemico, può eseguire una combo se Kratos lancia o colpisce il nemico lontano. Va benissimo comunque. Quasi quasi, ragazzi, le compro tutte. Insomma, ad Atreus ne rimangono soltanto 3. Quindi per un costo totale di 8000 punti esperienza, lo potenzio totalmente. Ecco qua l'ultima. Perfetto, ragazzi, tanto comunque di punti esperienza ne avevo a bizzeffe, quindi comprerei qualcosina anche per quanto riguarda, ragazzi, combattimento furioso. Quindi tieni premuto R1 per sferrare un potente pugno. Ok, sempre con furia di Sparta, tieni premuto R2 per sferrare un attacco d'urto furioso. E questo, ragazzi, io non l'ho mai comprato, ma è assolutamente importante, perché premendo 2 volte L1 possiamo spezzare la guardia di un nemico con lo scudo. Quindi direi di sì, assolutamente. Premere 1 dopo una parata all'ultimo secondo per contrattaccare con un potente colpo di scudo. Perfetto. E direi, ragazzi, che per ora, anche con le abilità, siamo a posto così. Quindi adesso non perdiamo più tempo. Chi arriva? Adesso sì che vi faccio prendere lo shock. Sì che vi faccio piano shock. Oddio, a questo signorotto da dove è uscito? Colpisci, Atreus, colpisci, ragazzo, colpisci. Ridammi, oddio, ok. Vai, ragazzo, vai. Attacco runico incredibile. L'ha mancato alla grande. Ok. Fuori anche questo. Bam, 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 bam. Ecco fatto. Chi altro c'è che le vuole prendere? Ok, intanto raccogliamo tutto. Argent, acciaio, gemma vitale, simbolo della sopravvivenza, che non so che cavolo serva. A qualcosa di sicuro serve. Ma chi manca? Che c'è ancora la musica incredibile. Da dove arriva? Eccolo. Però fatemi vedere, maledetti bastardi. Aspetta, aspetta, facciamo così, guarda. Oddio. Ehi, ehi, ehi. Ok. Fuori un altro. Abbiamo fatto? Ok, abbiamo fatto. Ci avrebbe fermato. Bene. Mo fa lo sbruffoncello, ragazzi. Da che parte?
Da che parte? Dobbiamo dirigerci di nuovo verso la cima della montagna, mi sembra di capire. Gemma vitale. Aspetta, da che parte però? Mi dice di qua o sbaglio? Credo di sbagliare probabilmente. Non so se dovremmo riutilizzare di nuovo la cielovia per salire. Forse avremmo potuto usarla. Scusa un attimo. Non era qua in basso? Qua c'è qualcosa tra l'altro. Me lo piglio. Argento. E di nuovo rotta. Sai, iniziato a dubitare delle capacità di Sid. Forse Brock aveva ragione. Dai Atreus, non fare lo sbruffoncello. Allora vorrà dire che andremo di qua. Tanto possiamo passare. Vediamo un pochettino. Che cosa ho preso intanto? Argento. Ma ottimo ragazzo. Vai, colpisci pure. Apriamo pure questo po'. Sia incredibile. Cosa abbiamo di bello? Acciaio, perfetto. Ci siamo sprecati, direi. Non posso bloccare sta merda per sbloccare questo forziere pure. Sembrerebbe di no. Comunque questa non è la strada giusta per la cielovia, ragazzi. E quindi pure la cielovia è bella che sfasciata. Mannaggia la pupazza. Qua c'è un altro forziere, tra l'altro. Ma dov'è l'origine del puzzo? Niente, di certo non è guarda da qui, eh. Non vediamo l'ora di spendere un po' di argento, eh. Ne abbiamo già speso, Sindri, lascia perdere. Mi sa, ragazzi, che ci toccherà fare la strada lunga. Quindi era giusto dove stavo andando. Dobbiamo salire di qua perché la cielovia è di nuovo sfasciata. Quindi aggrappati, perché figliolo. L'hai trattato in quel modo? Sono stufo, parla sempre del fratello. È vero. E allora? Ma non serve a niente fartelo nemico. Deve sapere la verità, anche se fa male. È stato inutile e scortese. La verità conta più della cortesia. Tua madre non approverebbe. Non era una dea. E quindi? Che significa? Ragazzo, guarda che ti riempio di ceffoni, eh. A saperlo non ti dicevo una mazza. Che è sto comportamento da sbruffone? Io non ti ho insegnato ad essere maleducato. No, lui dice la verità è più importante la cortesia. Ma un par de palle, dipende. Bisogna essere capaci anche di equilibrare queste cose qua, ragazzi. Su, via. Ho raccolto dell'argento. Oh, salve. Ma salve. Mi faccio saltare in aria, Dio santissimo. Ok, adesso sì. Che meraviglia. Posso spezzare la guardia di questi scudi di merda. Perfetto. Ragazzo, smettila. Ti sto avvertendo. Ti sto avvertendo. Perché smettila. Perché non la fai portare a me adesso? Che cosa? No. Perché no? Siamo quasi arrivati. Ce la posso fare. Davvero? Dopo quello che hai detto di lei, ne dubito. Cosa? Che non era una dea? Era meglio di una dea. E non osare mancarle di rispetto. Ok, allora portatela da sola. Ragazzo, vedi ste mani? Le hai viste quelle mani? Ah? Non ci mettono niente a far partire un paio di sganassoni, eh. Sta parlando della madre. Ecco, ho detto che non era una dea. Infatti sì, non lo era. Ma allora, come ha detto giustamente Kratos, era anche meglio di una dea. E non azzardarti a mancarle di rispetto. Oh, regà, cioè, se continua su sta strada Atreus mi sa che lo vedo male, eh. E Kratos non farebbe male a tirarle in ceppone. Ok. Oddio. Ma che cattiveria. Ma da dove sbucate, ragazzi? Oh? Vai, colpiscili ragazzo, colpiscili. Mamma mia, il delirio. Aspetta, attacco runico incredibile. Mannaggia santa, vi faccio saltare in aria tutti quanti. Cioè, smettete di venirmi addosso, Dio santissimo. Quanta cattiveria. Invece adesso che? Adesso che? Sei più speciale adesso? Nidiata, queste creature sono un mistero. Attaccano sempre in gruppi, ma almeno non sono difficili da uccidere. Non hanno armi, ma possono trasformare i loro arti in spuntoni aguzzi. Inoltre cercano sempre di attaccarsi a mio padre e sfruttano la loro superiorità numerica per sopraffarci. Possono avvelenarci. Ah! Mimir, se sapevi che eravamo dei, perché hai tirato fuori quella storia che Odino ci avrebbe seguito per impedirci di arrivare a Jotunheim? Non era più semplice dire che ci vogliono morti perché siamo dei e ci considerano una minaccia? Non possiamo escluderlo. Odino ha modi subdoli e i suoi scopi sono... Basta parlare di Odino e della sua famiglia. Molto presto mi farà girare le palle sto ragazzo. Oggetto comune, armatura a busto. Accelerano la ricarica.
Quindi attualmente assolutamente non mi interessa, ragazzi, mi abbasserebbe di troppo tutti quanti gli altri valori. Non esiste, mi tengo quello che ho. Andiamo avanti allora. Seguimi, ragazzo, ricordati chi è tuo padre. Ok. Quindi da qui si accede ovviamente a... alla... esatto. Ulala. Ok, aspetta, faccio prima fare così, guarda. Direttamente, più veloce, più rapido e indolore, Che dite? Via qua. Ok. Una volta era difficile. Va bene, ragazzo. Vedi quello che ho fatto a queste scatole adesso? Potrebbe succedere presso la tua testa se non la pianti. Ok. Niente, lui va da solo adesso. Crede di essere già arrivato, ragazzi, come tutti i ragazzini. Credono di sapere tutto, di poter fare tutto. Di essere in pieno controllo della propria vita, delle situazioni. Ah, poveri stolti. Allora, argento e argento, perfetto. Vorrà dire che ci dirigeremo di nuovo all'ingresso, ragazzi, qua della montagna. Intanto la tempesta imperversa. Tuoni e fulmini ci accompagnano in questo viaggio incredibile. Ragazzo, che ne dici di sparare una freccia a shock là sopra? Oh shit. Immagino che sarà opera di Odino. Ma... mancato. È stato in conseguenza di quello che ho fatto saltare in aria o sarebbe caduto lo stesso? Com'è diventato forte e agile lui. Intanto io questo lo apro. Insieme al morto cosa c'è quest'oggi? Che cosa abbiamo? Acciaio e simbolo della perseveranza. Va benissimo. Tu e mamma dicevate che gli dei erano cattivi, ma noi non lo siamo. Neanche Tyr, né Freya. Gli dei Aesir sì che sono cattivi. E sai una cosa? Odino ha ragione. Siamo una minaccia per loro perché li conosciamo e possiamo batterli. Beh, non tutti. Non ancora. Magni ci ha attaccato ed è morto. Non sono migliori di noi. E rimpiangeranno di essersi messi contro di noi. Va bene, sì, guarda. Te dico di sì solo perché alla fine poi stai zitto. Che probabilmente se ti rispondessi, tu mi risponderesti a tua volta. Quindi voglio evitare ulteriori conversazioni che non hanno né capo né coda. Non sono migliori di noi, noi siamo migliori di loro. Gli facciamo paura. Atreus, sta un po' zitto, tappati la boccuccia. Prima di dire cose di cui potresti pentirti. Andiamo ad entrare. Voilà, di nuovo all'interno della montagna. Che bello. Adesso che famo? Thor ha incolpato me. Me! Per ciò che avete fatto a Magni. Mio padre mi ha chiamato codardo. Direi che ha fatto molto di più. Vattene, o ci penseremo noi a finirti. Vi ucciderò. No. È sconfitto. Non serve ucciderlo. La pagherà per ciò che ha detto di mia madre. Ho detto no. Ma siamo dei. Possiamo fare quello che noi vogliamo. È quello che ho detto a tua madre poco prima di scoparmela. Che cosa hai fatto? È molto meglio di quello di mia madre. L'hai ucciso contro la mia volontà. Hai perso il controllo. Non mi hai insegnato tu a uccidere. Io ti ho insegnato a sopravvivere. Siamo dei, ragazzo. E quindi dei bersagli. Da ora fino alla fine dei giorni sei segnato. Io ti ho insegnato a uccidere, sì. Ma per poterti difendere. Mai per divertimento. Ma a nessuno importava di lui, comunque. Che differenza fa? Ci sono conseguenze se uccidi un dio. Perché? Come fai a saperlo? Come fai a saperlo? Modera quel tono, ragazzo. Come ti pare?
Possibile che sti figli di Thor ce li troviamo dappertutto, ragazzi, Dio santissimo. L'altra volta era nella camera segreta di Tyr, mo stavolta ce lo siamo ritrovati qui, anche se ormai l'aveva sistemato per bene il suo papà. Che bravo padre. L'ha chiamato codardo e l'ha saccagnato di botte, riducendolo in fin di vita. E Atreus ha fatto il resto. E quello che sta cercando di insegnargli Kratos, vero, a difendersi, cioè non a uccidere così a caso solo perché sei un dio, allora puoi fare quello che te pare, quello che non capisce Atreus. Che, cioè, essere dio comporta gravi responsabilità. E se uccidi un dio, te ne assumi tutte le responsabilità. Cioè, regà, non è uno scherzo. Mamma santa, quindi abbiamo ufficialmente ucciso entrambi i figli di Thor, ragazzi. Il secondo l'ha ammazzato... Oddio, l'ha ammazzato nostro figlio. Eeeh, signori Tazelboom, salve, ben rivisti. Sì, oddio, che cavolo sputi, che schifo. Boom, 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 boom. C'è qualcun altro? Ah, eccoti là. No, non ci provare. Che schifo. E adesso? E adesso ti nascondi? Oh, dov'è? Ok. Niente. Tanto tocca pure a te, bello. Pensavi di scampartela. Tu l'hai preso? Eri lì che fissavi le rocce? Ragazzo, senti. Fatto bene, Kratos. Stai in guardia, ragazzo. Se Modi ci ha trovato, Baldur non è lontano. Non è lontano. Infatti, Tazelwurm maledetto. Questo Tazelwurm non è il barbiglio velenoso, ma possiede una sacca nella sua gola dalla quale vomita veleno. Lo so, fa schifo. Il veleno è letale al contatto, dunque dobbiamo fare attenzione a non calpestarlo, anche se evitiamo l'attacco. Bene, perfetto. Devo dirgliene quattro. No, non se ne parla. Mi occupo io di lui. Così lo ucciderai, perché facciamo questo ai nostri nemici. Perché anche lui ci ucciderebbe. Farò solo ciò che è necessario. Io ti aiuterò. No. Niente, insiste, regà, non capisce. Non capisce, cocciuto, porca vacca miseria. Con gli dei, evidentemente, meno hai a che fare, meglio è. Solo che lui non ne vuole sapere di capirlo. E saranno... No, siamo dei, sarà facile. Saranno guai grossi, ragazzi. Oh, è su... che cavolo, tanto difficile, eh. Salve anche a lei. Tornatene. Come gli ho distrutto lo scudino. Andiamo, ragazzi. Mi stavo a dire, cioè, Kratos prima ha fatto bene, addio. Modera il tono, perché comunque ricordati, tu sei mio figlio, io sono tuo padre, cioè tu mi devi portare rispetto. C'hai ancora il latte qua, il moccio che ti cola dal naso e mi vuoi parlare in quel modo. Pss! Ma anche no. Ok, dobbiamo aprire questa porta, ragazzi. Adesso possiamo passare. E siamo tornati in questa enorme sala. Ma dobbiamo salire. Sì. Sì, quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo riprendere tipo il mega ascensore, una roba del genere. Salve, salve, salve a tutti. Salve. Ok, fuori un altro. Che altro c'è? Aia. Quanto siete caponi proprio. E mo basta però. Che cavolo. Mi avete rotto tre quarti de palle. Su. E che questi sono. Non è morto. Questo facciamo fuori così? No, così. Hai dimenticato l'addestramento? Oh, parli con me. Pensavo non ti piacesse il mio tono. Infatti non mi piace, ragazzo, te lo ripeto. Che cavolo. Allora, come dobbiamo fare adesso? Dovremmo far tornare giù forse tipo il mega ascensore, una roba del genere? Come avevamo fatto l'altra volta? Questa è una bella domanda, ragazzi. Bisogna passare di qua? E come ci passo? Aspetta. Devo usare giustamente le fiamme delle lame del caos. Posso superare questi rovi di erba. Hai visto le mie armi, ragazzo? E taccia allora. Perfetto. Continua verso la vetta. Possiamo finalmente ritornare di sopra, ragazzi. Spero che questo ascensore sia un pochettino più veloce.
Non imparo se non mi segni. Non segui le mie lezioni. Ho fatto tutto ciò che mi hai chiesto. Volevo solo la verità. Dove hai preso le lame di fuoco? Le nascondevi? Uccidere un dio ha delle conseguenze, no? L'hai fatto con quelle lame. Chi altri hai ucciso prima di Marco? Mi hai sentito? Ti ho sentito. E non sono cose di cui parlare. Non costringermi, ragazzo. Bene. Mimir, indovina. So tutto ciò di cui ho bisogno. Non ho altro da imparare. Ah, congratulazioni. Continua, eh? Continua a fare il sarcasmo. Poi vedi il sarcasmo come si trasforma in pugni. Quanta pazienza. E quanta strada. Mimir, stranamente, ragazzi, è diventato particolarmente silenzioso. Non so perché. Era da un po' che non lo sentivo parlare. Ce l'abbiamo fatta? Oh, carica. Salve! Carica! Via un altro! Ok, oh! Gli incubi anche no, fuori, via! Scendete! Scendete, signori! Ah, ecco, questo è quello esplosivo. Allora ti accopperò così, guarda. Un po' alla volta. Oh! Veramente caponissimo. Grazie, Mimir. Via un altro. Guarda, la furia degli dei. Ok. Se lo dici tu. Se lo dici tu. Ok. Allora, prendiamo questo. Argent, gemma vitale. Qui possiamo distruggere questi rovi. Qua ci vanno i venti di L, ragazzi. Me lo porto appresso? Facciamo un giretto? Dove lo metto però sto coso? Aspetta, non ho idea. Qua possiamo rompere. Ah, qua possiamo rompere. C'è un bel forzierino. E qua ci sono i venti di L, ragazzi. Però questo affare lo dovrò mettere da qualche parte. Fratelli, state attenti. I segni sui muri delle gallerie indicano che è da poco passato un drago. Abbiamo già ucciso quel drago. Ah, davvero? Bene, com'è andata? Benissimo, se siamo qua per raccontarlo. È vero, perché lui era... era di sopra. Ci deve essere... cioè, qualcosa, ragazzi, quei venti di L serviranno. Comunque, facciamo fuori anche te, arrivederci. Per te è la fine. Ho preso un bel po' di argento, ragazzi. Se questo è stato, che succede? Boh, non succede una mazza. Sono abbastanza perplessa da questo affare qua, ragazzi, in effetti. Solo che io non credo di dovermelo portare così appresso, no? A che servirà? Chi lo sa? Cioè, ah, forse... no, questo è da raccogliere. Non è che lo devo mettere qua. Oh sì, no, questo è da raccogliere. Guarda qui. Ok. Vabbè. Vedi un po' cosa dice, figliolo. Trova il luogo della mappa del tesoro. Me lo metto a cercare pure la mappa del tesoro. Vabbè, sti venti di L, ragazzi, dovrebbero essere utili qui, in questo posto, da qualche parte. Però non ho la minima idea, sinceramente, di come usarli. Ma tipo qua si può entrare, scusate. Ci può entrare lui. Ok. E dove porterà questo posto? Ah, ok, sblocca questa catena. Va benissimo. Qua sopra cosa c'è di interessante? Vediamo un po'. Intanto prendo questo. Una porta con una runa. What the fuck? Con una, cioè con varie rune. Non è che il tesoro è tipo qua, una roba del genere. Che dice? Che cosa dice? Dice non svegliarlo. Fa niente. Abbiamo ucciso tutti in questa montagna. Chi ha... Sto davvero stancando di ricevere ordini. Altro si fa avanti. Oh, si fa avanti lui, direi. Ed è anche piuttosto arrabbiatino. Sarà abbastanza tostarello, ragazzi. Io direi di usare la furia di Sparta, visto che ci siamo. Boom, bara, boom, boom, boom. Via, via, via.
Ammazza come lo gonfiamo, ragazzi. Ecco. Ragazzo, chi c'è? Mamma mia, ci mancava. Incubo. Via, colpe. Oddio. Devi stare buono, amico. Ok. Ne ho pure per te. Ok. Benissimo. Era lui che non dovevamo svegliare? Ma mo ci vuole, tanto ormai sta montagna l'abbiamo svuotata. Oh! Quanto è veloce sto stronzo. Mamma mia, mi ha fatto prendere un colpo. Sei veloce anche te, bello. Sia buono. Sia buono un attimo. Ok. Continuate pure a ostacolarci, ve ne pentirete. Argento, gemma vitale, va benissimo. Ma qua... Ah! Serve qua il vento di El, ragazzi. Solo che senza quell'affare non potremmo mai portarlo fino a qui, perché i venti di El hanno un tempo limitato di 10 secondi. Quindi probabilmente questo coso servirà qua, anche se qua sopra non credo di poter salire. Quindi cioè tipo a metà strada, una roba del genere, no? Proviamo a mollarlo qua. Non so se farei in tempo, ragazzi, effettivamente. Dov'era questo? Ok, vediamo se facciamo in tempo. Probabilmente sì. Ok, e me lo smolla qui e va benissimo. Non so se da qua sopra ci arrivo a prenderli, eh. I miei grossi dubbi. Sì. Forse sì, perfetto, ragazzi. Quindi andiamo ad usarlo su questa porta. Sempre che io faccia in tempo. Perfetto, ottimo. Apriamo questo bel forziere. Ui, ci deve essere qualcosa di utile per essere così chiuso, no? Colpo di Iperione, attacco runico pesante. Mi piace. È con le lame del caos, ragazzi. Attualmente ho questo qui. È un potente attacco che provoca un'esplosione distruttiva. Mi piace, lo metto assolutamente. Fantastico, grazie Venti di L per avermi aiutato. È stato meraviglioso. Però adesso di regola possiamo dirigerci verso questa benedetta vetta. La vedo ancora un pochettino lontanina, ragazzi. Quindi direi di andare abbastanza spediti e vedere un attimino che cosa ci aspetta dall'altra parte. Perché prima mi ero fermata qui e sono tornata indietro. Quindi andiamo. Minchia, di nuovo tutta la strada fin sopra, raga. Non è uno scherzo, Perché tanto che arrivo. Andiamo! Di qua! Sì, andiamo, andiamo, siamo, lo vedo. Dai, sarà facile! Non ancora. Ragazzo, la piana. Ma che fai? Antico gelo, molto bene. Grazie, ragazzo, Sai che cosa ti dovrei dire adesso? Meditela da solo, Dio santissimo. Lo dovrò colpire al centro, suppongo. Oddio, è come cacchio fa... Oddio. Ragazzo, a te ti do il resto dopo, non ti preoccupare. Come lo colpisco? Cioè, con il Leviatano... Ah, aspetta, forse ho capito. Forse ho capito, ragazzi, perché come con le lame del caos non posso arrivare lì. Cioè, perlomeno pure col colpo a distanza... No, non l'ho preso. Pensavo gli si attaccasse addosso, sinceramente. No, niente, non gli si attacca addosso. Cioè, manco questo. A few moments later... Ok, ragazzi, allora ho provato a colpirlo con Leviatano e in effetti qualcosa gli fa, anche se è di gelo. E che cavolo, sono stata fino a mo' perdere tempo quando bastava fare così. Oddio. Tra l'altro io sto per morire, non vorrei dire. Piccolo dettaglietto. Ok. Ehi, bello. Bello, guarda di qua. Ok, prova a raccogliere e lanciare i pezzi staccatisi dal cuore di un antico. Ok, quindi devo usare la sua stessa arma contro di lui. Questo mi state a dire. Probabilmente gli farà più danno, magari. Proviamo. Ok, sì, sì. No. No, va proprio di merda, invece. Destra. Va proprio di merda. Oddio, regà. Sono quasi morto. Ho subito danni da gelo pazzeschi, tra l'altro. Ok, ci siamo. Ottimo. Oh. Forza, forza. Ah, mi hanno proprio stufato.
se lo ripeti un'altra volta ti gonfio di botte, veramente. Antico del gelo, ci siamo imbattuti in un antico del gelo risalendo la montagna. Per questo viaggio credevo che tutti gli antichi fossero fatti di fuoco e pietra, ma pare che solo la pietra li accomuni. Questa era di sicuro parte della montagna stessa. Scommetto che un giorno si stancò di essere una montagna e se ne andò via. Boh, probabile, non lo so. Vabbè, fatto sta che non ci interessa. Raccogliamo tutto. Detrito di antico, argento, acciaio. Qua che abbiamo? Sigillo ghiacciato della concentrazione. È un incantesimo, ragazzi. Ok. Cuore dell'antico e giamma vitale. Anche se sono rimasta abbastanza secco, ragazzi, con la vita. Questo sempre grazie al mio figliolo che non si fa una spaghettata dei cazzi sua. In effetti, allora, ho visto che di qua forse possiamo sbloccare qualcosa. Ho visto male. No, ho visto benissimo. E infatti apriamo anche questo corsiere, ragazzi. Perfetto. Acciaio. Vediamo, ragazzi, se riesco ad arrivare in cima a sta benedetta montagna. Anche se la strada la vedo ancora piuttosto lunga, ragazzi. Quindi temo che non ci arriveremo quest'oggi. Mi spostiamo staffare. Lascialo pure qua, Kratos. Andiamo avanti. Non so dove sto andando. Raccogliamo questo. E dove devo andare? Perché ho sbloccato qua? Scusami. Ho svuotato qua solo per prendere sta cosa. No. In qualche modo bisogna salire, ragazzi. Vediamo un po'. O forse devo andare semplicemente di qua. Molto più probabile che io debba andare direttamente di qua. Quindi procediamo, procediamo. Mica è sofferta, sta ascesa, ragazzi. Qua che c'è? Cosa ho raccolto? Ho trovato un calice, ragazzi. Perfetto. Però fantastico. Che cos'è Atreus? Qualcosa di interessante? No, pergameno. È fatta. Le difese di Asgard sono impenetrabili. Tutte le vie d'accesso sono bloccate, a parte quelle in mano Odino. La piaga dei morti non ci toccherà, non dovremo tenere i Vanir. Il nobile Thor deve saperlo, per quanto toccherà a lui fare la sua parte nel piano del padre di tutti, il custode corvo. Vabbè. Procedemus nel frattempo. Andiamo avanti. Ah! Mamma mia, quante ne abbiamo fatte, regà. Per arrivare fino a qui. Prima il macello per trovare lo scalpello, poi vai per prendere la runa. Ma no, ti impediscono di prenderla perché poi Atreus si ammala. Spallacci mitici della chiarezza. Però aumenta la ricarica, un pochettino la difesa e diminuisce di troppo il runico, ragazzi. Anche se devo dire che esteticamente sono molto belli, ma non li metterò. Quindi poi vai a prendere, vai nel regno dei morti per riuscire a salvare le chiappe ad Atreus. Vuol dire che continuerò più tardi. Tranquillo, Sindri. Allora, ragazzi, io direi che siamo a un passo sicuramente ormai dalla vetta. Quindi comunque mi dispiace finire qua perché penso che siamo quasi arrivati. Non so effettivamente cosa succederà una volta che arriveremo lì. Anche perché comunque dobbiamo arrivare a Jotunheim, comunque al regno dei giganti, quindi è quello che ci interessa attualmente. E sono molto curiosa. Però ovviamente allora a questo punto, ragazzi, lasciamo questa suspense incredibile, perché sennò questo episodio di oggi durerebbe veramente troppissimo. E quindi lo lasceremo per la prossima volta. Intanto però devo dire che non mi sta piacendo per niente la piega che sta prendendo Atreus, ragazzi. Perché è diventato troppo sbruffone. Se la crede troppo, adesso dice io sono un dio, posso fare quello che voglio. Non è così che funziona. E comunque starà a Kratos cercare di indirizzarlo nel modo più giusto possibile. Però poi il padre fa quel che può, ovviamente. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.